con il capitano del Ponzacco Lorenzo Fiale, io con lui vorrei partire da un'altra domanda invece della classica domanda sulla partita. 15 stagioni tra professionisti, la tua scelta di venire a Ponzacco, dettata da cosa? Ma allora, sicuramente mi ha fatto subito un buon effetto il direttore Andrea Luporini, che una mattina mi ha chiamato, ci siamo trovati subito dopo un quarto d'ora. Non lo so, mi è piaciuta subito a pelle, si dice, no? L'idea del Ponsacco. Il Ponsacco è una grande piazza, so che ha tanta voglia di calcio e noi ce la metteremo tutta per superare questa stagione e per cercare di vincere questo campionato. Che gruppo di ragazzi hai trovato? Soprattutto dovrai fare da collante tra i più vecchi e i più giovani. Ma il gruppo è molto, molto buono. Intanto c'è un allenatore giovane che ha voglia di fare. I ragazzi, chi è vecchio, diciamo, ha fatto anche il professionismo, quindi non c'è problema sotto quell'aspetto. È normale che i giovani magari vanno un pochettino più trasportati, bisogna essere bravi, soprattutto noi vecchi, a farci venire dalla nostra parte. Ecco, che settimana è stata questa? Dopo la sconfitta a Lucca, in settimana, vedendo un allenamento, ho visto, parlavi molto soprattutto con i più giovani, dando indicazioni il giovedì nella partitella che avete fatto qui allo stadio. Sì, diciamo io non sono uno che si arrabbia molto, cerco sempre di parlare con i giovani perché secondo me ai giovani gli vanno fatti capire i movimenti, gli vanno fatti capire le posizioni da tenere. Arrabbiarsi penso non serva a nulla e quindi niente, il mio ruolo un po' quest'anno, oltre a essere il giocatore, è essere un po', diciamo, la chioccia per questi ragazzi qui e sto facendo, insomma, penso del mio meglio, ecco. Ecco, in campo, dopo il calcio di rigore, avrei chiesto sicuramente spiegazioni all'arbitro. Se si può sapere cosa ti ha detto. Ma lei mi ha detto che ha visto così, io gli ho detto che purtroppo l'aveva visto solo lei, perché penso, insomma, anche dalla tribuna, penso, era una normale azione di gioco, è cascato da solo l'attaccante loro. Purtroppo per questo episodio abbiamo dovuto soffrire tutta la partita, perché secondo tempo era davvero difficile giocare con questo vento, insomma, che avevamo il vento contro, quindi era difficile. Direi che siamo stati bravi. L'unica nota negativa, diciamo, aver preso gol senza neanche prendere un tiro in porta. Ecco, qua in casa è un po' una costante questi arbitri. Si parte da Pescio Zanese, l'espulsione di Pagano. Che sensazioni hai tu dal campo, che sei sempre a contatto con il direttore di gara? Una tua sensazione così, che ti viene a priori? Beh, intanto l'arbitro sicuramente può sbagliare, no? Ci mancherebbe altro. È normale che io penso che le categorie esistano apposta, no? E come per i giocatori, anche gli arbitri esistono le categorie. È normale che chi allena in eccellenza e non allena in Serie B o in Serie A avrà qualcosina meglio e sicuramente sbaglierà di più. È difficile perché insomma a volte trovi quello che ci puoi parlare e comunque. La cosa è tranquilla, a volte invece trovi quello magari permaloso e quello che vuole fare un po' il protagonista ed è un po' più difficile. Io cerco sempre di parlarci, però ripeto, insomma, è difficile. Bene, ringraziamo anche il capitano Lorenzo Fiale, dallo Stadio Comunale di Ponzacco è tutto.